XX secolo alla fine siano state scattate quasi tutte con la Leica, e come proprio Leica, Leica intesa come macchina fotografica. Io sono rimasto tutto sgangherato, questo mio, eppure rimetto perché, dritto, cioè, no, un pochettino inclinato di circa 10 gradi in destra, però alla fine lui vede questo, quello che so, correggendo l'inclinazione attraverso le stampe. Cioè è bello in fotografia queste cose. E poi ragazzi, ma perché non c'è la stampa? Ah, ma sai, ormai non si trova la carta, non si trova, sono le scuse, certo, per non buttarsi a capofitto in questa profonda stampa, perché sai, certe volte è stata una guerra, le famose guerre dei Santi. Ora di questi aneddoti in Sicilia ce ne sono, ma d'altro canto vedi, la Sicilia è la terra di Pirandello. Sì. Non c'è paese in Italia, regione, che possa eguagliare questa follia, che è la follia dei siciliani. Forse ci porterà alla rovina. È un posto che io non immaginavo essere così magico questo, quindi
Corrado, grazie, il tuo entusiasmo, la tua passione sono il motore che promuove tutto questo. E parlando di entusiasmo e passione, Rivici, vieni con un secondo, perché tutto questo che vedete fondamentalmente è merito di Rivici Watanabe, che è la persona che ha la più grande passione per la fotografia, queste cose, perché ama offrire piacere di fotografia a tutti, e è il nostro miglior partner in tantissime di queste cose che facciamo. Allora, comunque vi ringrazio tantissimo coloro che sono venuti ieri, anche voi che siete stati tutti i giorni insieme con noi, e spero che sia stato anche, come ha detto lui e Pacella, che sia stato anche una piccolissima occasione per dare un'ispirazione e creare, cioè proprio progressivamente far crescere una creatività vostra. Voi avete tanta cultura, tanta storia in questa terra meravigliosa di Sicilia, e quindi voi avete anche una marcia in più per far crescere qualcosa che gli altri non ne hanno. E quindi noi amiamo tantissimo questa terra, noi ritorneremo, e quindi vi ringrazio tantissimo della vostra pazienza, del vostro entusiasmo. E ancora grazie a Corrado, grazie a Leica Camera Italia, e con tutti diciamo staff meravigliosi che hanno lavorato tutto il giorno. E buona serata e buon divertimento a tutti. Abbiamo qui due nuovi amici, devo dire, la Renata Corrado di Villa San Bartolo di Vittoria Laguna. Raccontateci un po' la storia e come avete pensato, ma perché avete fatto questo resort, questo albergo, ma con quale criterio, ma perché, come nasce l'idea? Un'idea venuta da mio padre in tempi non sospetti, quando tutto andava bene, tutto era bello, c'era affiatamento, unità familiare, grazie a Dio c'era anche la salute, e successivamente le cose della vita sono state diverse, però il pensiero a quest'idea di realizzare qualcosa già dal recupero del passato, perché questa struttura era nostra, era di mio nonno, era passata a mio padre, e noi abbiamo vissuto qui tutte le estati per le vendemmie, da luglio fino a novembre eravamo praticamente qui trasferiti, poi ci trasferivamo nuovamente in un'altra casa, però questa era la casa della vendemmia, del periodo dell'uva, e quindi i ricordi sono infiniti. Abbiamo tirato su questa avventura, questa struttura, un resort gestione familiare, non ci vergogniamo a fare tutto e di più, cercando di fare nel migliore dei modi tutte le mansioni, o più o meno tutte, perché non possiamo fare tutto noi, perché sarebbe impossibile e poco professionale, però è tutto supervisionato come se fosse una casa nella quale accogliamo i nostri amici. Mio padre diceva che all'arte, alla cultura si associa sempre qualcosa che è curiosità, ma si associa anche quella scintilla che è brillantezza nel vivere e nel cercare il bello in tutto, e quindi questo è stato un connubio di questi due giorni che ci ha visto
coinvolti in ruoli diversi, però allo stesso modo. Allora, quante camere avete? Abbiamo 14 camere, perché ci piace coccolare gli ospiti, quindi... Sì. Una struttura così grande, solo 14 camere. Sì, perché in questo modo l'ospite non è il signore della camera 110, ma è la persona con nome e cognome, sappiamo come ama fare colazione, quindi ce lo coccoliamo un po'. E così, con questo numero ridotto, riusciamo a farlo. E con grossi numeri, insomma, diventerebbe molto più complicato. Allora, scusami, vieni qua un attimo, cioè come, perché se io dicessi una cosa, allora qua abbiamo un fotografo, un grande fotografo siciliano, Roberto Strano. Allora, abbiamo appena finito di pranzare. In modo divino. Dimmi, cioè, dimmi cosa, come abbiamo mangiato. Divino. Divino, forse uno dei pranzi più buoni, ma non siamo di parte. No, perché siamo davanti. Siamo rimasti veramente esterefatti. Sì, allora. E da siciliano vi faccio i complimenti, perché veramente... Grazie. Un cibo così raffinato, delicato, raffinato, sì. Elegante. Sì, un po' anche giapponese. Anche. Sì, anche. Giapponese per la cura nel non trasformare, non deteriorare troppo la materia prima, non modificarla ma esaltarla, lasciandola comunque integra e comprensibile per quello che è la materia prima. Grazie dell'ospitalità. Grazie. Sì. Accompagno, penso a te, non sono stato qui.